Ciao a tutti, sono sempre io, nonna Angela. Oggi ho saputo che mi viene a trovare mio nipote. Siccome so che le piace questa torta, la voglio condividere con voi così se qualcuno la vuol fare, la fa così la vede e impara meglio. Io la chiamo torta alle rose. Ci vogliono 300 g di farina, un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di zucchero. 3 cucchiai di olio, 1, 2 e 3. Metteremo 3 tuorli d'uovo, un pizzico di sale e impasteremo il tutto con un po' di latte tiepido. Faremo un impasto abbastanza consistente che dopo lo dobbiamo stendere e mettere una crema fatta di 100 g di burro e 100 g di zucchero. Ok? Tagliamo a metà l'impasto e cerchiamo di fare un rettangolo più o meno, neanche rotondo, più o meno un rettangolo. Una volta fatto questo rettangolo, mettiamo metà di questa crema al burro. Cerchiamo di farla capitare dappertutto. Io faccio così, siccome a lui gli piace senza uvetta, a me invece piace con l'uvetta e non è che gliela do tutta a lui. Chiaramente cosa faccio? Ne faccio un rettangolo con l'uvetta dentro. È un rettangolo senza niente. L'uvetta la andiamo a bagnare o con del rum o con della streca, con dei liquori profumati. Poi la andiamo a rotolare in questo modo. Abbiamo la teglia e le metteremo questi pezzetti un po' lontani perché dopo verranno che si gonfiano, si gonfieranno. E si uniranno le rose. Andiamo a infornare a 180 gradi per mezz'ora. Come vedete, questo è il risultato della torta alle rose. Ciao a tutti! Peccato che non posso farvela assaggiare.